Dove stai? Dubai, amore. Col ventilatore. Col ventilatore. Buongiorno, mio amore. Mi ha preparato la colazione perché stanotte cosa è successo? Non ti sei sentita bene. Sono stata malissimo. Carlita sta quasi per farsi viaggetto. Sì, è vero. Amore, non fa culo. Lui per farmi la sorpresa stamattina mi ha svegliato, vaffanculo. Però poi mi ha portato questo vassoio a letto e con la colazione. Vero amore? Sì. Queste gocce di chi sono? Di cioccolato? Sono tue. Sono mie. Grazie amore. Poi latte di cocco con i cereali, perché io in questo periodo sto facendo sempre colazione con i cereali Fit Via, che adoro troppo ragazze. In particolare questi Tropical, li mangio tutte le mattine, sono troppo buoni, con pezzetti di cocco, di frutta dentro, e li bevo nel latte. Faccio una bella tazzona semplice e veloce e li associo a questo qua, che questo è il tè Tropical Fit Via Detox. Cioè faccio dopo, poi mi bevo una bella tazza di questo tè freddo, e associando questi due la mattina mi sento molto leggera e comunque la giornata in modo energetica. Brava, energica, cioè mi sento energica però light, quindi ho la pancia piatta, sto in forma, una colazione sana. Che questi qua assieme hanno un'azione brucia grassi e che accelera il metabolismo, quindi ve li straconsiglio. Poi ci sono anche altri cereali di Fit Via, come questi qua che ha preso Dario. Amore, perché hai preso questi poi? Li volevi provare? Sì. Anche sono buoni, sono high protein muesli, quindi sono proteici. E anche questi qua sono molto suggeriti, soprattutto se vi dovete allenare, perché vi danno proteine, più proteine rispetto agli altri, e sono veramente super leggeri, hanno molti meno carboidrati rispetto agli altri, quindi vi straconsiglio. Io questi, perché mi sono troppo diventata una droga. E adesso è diverso. Vai amore, versi tu il latte di cocco, che adoro il latte di cocco, madonna. Adesso sono anche i miei piedini. Vai amore. Madonna, sono troppo buoni. Con due pezzi di cioccolato. Sì, anche due pezzi di cioccolato. Oh, grazie amore. Comunque ragazze, potete comprare sempre prodotti Fit Via sul sito www.fitvia.it utilizzando il mio codice sconto, così risparmiate. Vai amore. Amore, ma tu non devi prendere gli altri. E vabbè, consumiamo prima questi. Pure questi. Questi e questi. Ah, questi e questi. Aspettiamo un attimo. Dummi. Grazie amore. Non dovrei mostrarmi perché non ho dormito. Ho un aspetto terribile io, di una persona che non ha dormito e ha pianto tutta la notte. È bello amore. Ma che ok, mi serviva amore. Amore, hai visto come sono brutta? Oggi non puoi dire che sono bella. No, sei bella te, anche brutta. Sei bella anche brutta. Grazie amore mio. Prego. Noi mangiamo, buon appetito. Ciao. Sono buonissimi. È vero, sono buoni amore. Sono buonissimi. Buonissimi. Paquito, suave suavecito, ragazzi, quanti like per Paquito, guardate come fashion. Marone per Paquito, hip hip urra, hip hip urra, basta, siedetevi, troppa gente che lo acclama. Giovinezza, Paquito per la rara, per la velocità. Sì, è
vai. È andata pure. Ciao amore, sto a Procida. No vabbè, paradiso. E sto riprendendo con l'iPhone, eh? Che non dovevo vloggare, però è troppo bello. C'è una cartolina, posto fantastico. Cioè si gira il mondo e guardate qua. Huawei. Che stile, ragazzi. Pachito, vieni a prendere. In pratica abbiamo concluso così questa settimana drammatica, però finita molto molto bene. Siamo venuti a Procida e abbiamo lasciato Rosy e Pachito giù in spiaggia. E noi siamo su. E noi siamo su, non a sappiamo tutto, neanche non noi come siamo come arrivati scendere qua su. Perché abbiamo incontrato due nostri follower, una nostra follower col fidanzato, che hanno detto adesso vi accompagniamo noi, vi facciamo vedere Procida dall'alto, da carcere, e ci hanno accompagnato qua. Non lo so, se forse ci vogliono chiudere il carcere. C'è anche il carcere, è bellissimo, però tra un po' abbiamo il traghetto, dobbiamo scendere giù. Scendere. Ci a prendere qualcuno che ce l'ha preso di Procida, ma mandalo subito, qualcuno ce l'ha preso. È bello perché io e Dario dovunque andiamo, passaggi, cose. Entriamo senza pagare. Grazie. Viaggiamo ragazzi, senza pagare. Siete troppo facciamo carini. Come tu che stanno sulla A1, come si chiamano? Sì, Pio e Amedeo. Facciamo così, facciamo senza pagare. Sì, comunque è bellissima Procida e anche Procidani, e ringraziamo i nostri due follower, sì. Procidani. Grazie ragazzi, Massimo, come si chiama? Cristiano e Lucia, se non erro, non vorrei sbagliare. No vabbè ragazzi, vedete i miei capelli dopo il mare, sembro tipo Ambra. Oh no vabbè, non ho voglia di truccarmi, di fare nulla. Non so se capita anche a voi, dopo il mare io non ho mai voglia di truccarmi, cioè voglio stare sempre naturale. A parte che non mi trucco da una vita, non ho voglia di truccarmi, di stare pulita. Infatti mi sono fatta la doccia, mi sono messa il doposole, la crema antirughe. Devo aggiustarmi quest'unghia assolutamente domani, devo aggiustarmi le unghie. E comunque ragazze, troppo troppo bello, finalmente si parte. Voi non lo sapete, ma in realtà voi quando starete vedendo questo vlog, noi già saremo partiti, già saremo in vacanza, vero amore? Saremo in una località fantastica con Fitvia. Faremo un viaggio stratosferico in un posto veramente da Dio, da favola, grazie a Fitvia, che ci farà fare un viaggio detox fantastico. L'ho già detto fantastico, oddio, una meta che io volevo visitare da un sacco di tempo, un posto paradisiaco. Se volete delle anticipazioni, seguitemi su Instagram, perché io starò vloggando anche durante il viaggio, però i vlog li caricherò quando tornerò in Italia. Invece su Instagram caricherò dei post giornalieri e anche delle IG story, quindi potrete vedere cosa faremo durante questo viaggio già da adesso. Quando avete finito di vedere questo video, andate sul mio Instagram e potete vedere le IG story di questo posto fantastico e di questo viaggio detox con Fitvia. E in occasione di questo viaggio bellissimo c'è un codice sconto particolare, veramente eccezionale, che è Carlita20, con cui sul sito Fitvia avrete ben 20% di sconto, quindi non il solito 10%, ma un 20% di sconto per comprare tutti i prodotti Fitvia, quindi tutti i tè, tutti i cereali, anche i nuovi succhi di frutta Fitvia. Quindi Carlita20, avrete il 20% di sconto, approfittate ragazze. In particolare ragazzi, vi consiglio questo qua,
che è il Fit Via nuovo Super Fruit Ice Tea, che praticamente è un tè freddo buonissimo senza zuccheri aggiunti, una novità in casa Fit Via che vi straconsiglio soprattutto per portarvi dietro quando magari non avete la possibilità di prepararvi il tè, anche se quello con le buste, io come vi dico sempre, questo qua io lo preparo con acqua fredda, quindi dove sono mi porto il cosino, ci metto questo dentro, acqua fredda e lo bevo. Comunque anche questi sono buoni perché sono dei brick che potete portare dietro, metterli anche in borsa frigo oppure berli anche a casa per rinfrescarvi in vacanza, dove volete voi, in spiaggia. Sono super freschi, sono dei tè che hanno tè freddi che però sono senza zuccheri aggiunti, quindi sono light e hanno le solite proprietà drenanti e sgonfianti di Fit Via, quindi io ve li straconsiglio. Provateli, se fate l'ordine con il codice sconto Carlita20, ficcateci dentro anche qualcuno di questo perché sono buoni buoni buoni. Buonissimo ragazze. È tipo un tè freddo ai frutti rossi. Qui qualcuno vuole il tè? Amore, assaggia. Amore, è buonissimo, è troppo buono e rinfrescante. Dio, Pupi lo vuole rubare. Com'è? Ma questo non l'hai più. Non l'hai più, è mio. Come? Ti piace? È buono, è vero amore? È pensare che senza zuccheri aggiunti, è light. A differenza dei succhi di frutta che in commercio sono pieni di zuccheri, questo è healthy, amore. Mio amore, sei un po' scottato oggi. Ti devo mettere dove sole, amore mio. E non voglio che ti scotti. Amore, sta succando tutto il mio Fit Via, si sta succando. Pupi, si è succata tutti i Fit Via di mamma. Non c'è scritto Carlita. Fit Dai. Comunque sono buoni, immagino che piaceranno anche ai bimbi, perché Dario è un po' un bimbo. Comunque è stata bellissima questa giornata a Procida, che bello, io adoro Procida, anche Ischia e anche Capri. Chissà c'è qualcuno che ci vuole ospitare a Capri, amore. Noi veniamo. Senza pagare. Noi aspettiamo una risposta, eh. Aspettiamo, se ci ospitate a Capri, vi noi portiamo i dolci però. Certo, i dolci non mancano e vi portiamo soprattutto tanta simpatia e fortuna. Allora, qui c'è Pupi. Dov'è Pupi? Dov'è Pupi? C'è anche Minù. Pupi, sei più piccola di Minù. Minù è il mio gattone. Qua c'è un altro gattone. Miau. Cosa stai facendo, amore? Sto riposando. Riposi sempre. Va bene. Adesso ci aspetta un bel pranzetto, ma io sto sempre male. Sto malissimo. Minù ha preso il tuo posto, amore. Vedete, dai, dopo buco, questo. E qua siamo pronti per pranzare. Fachito, cosa ci hai fatto? Perciatelli! Perciatelli a sugo di pomodoro. Wow. Passato. Wow. Ma pomodoro fresco però. Buonissimo. E tanto basilico. Si vede. Tanto e basilico parmigiana. E tanto formaggio. Buono, buono. E qua pranziamo con Moment. Dato che sto benissimo. Per secondo mangerò un Moment. Basta, paghi. Ma tu facevi, cioè dici, una settimana di vacanze in ospedale. In ospedale, infatti. Devo ospitarlo, eh. Beh. Ah, non benissimo. Wiki hospital. No, male. Ma sono anche senza trucco, perché non ho avuto anche la forza di truccarmi. Hai visto? No, è buono. Buonissimo. Buonissimo. Achito, ti hai preparato un piatto buonissimo, buono, eh? Che sai che a me piace molto, è vero? Che salmone fa tanto bene. Ma l'hai fatto vedere la... Sì, la questa è la sassina zazighi, buonissima. Lo zazighi, Mamma, tu che sei professoressa, spiegaci. Lo zazighi. Vabbè mamma, ce lo spieghi domani. Comunque questo salmone che ha fatto Pachito è troppo buono. Ma cosa ci hai messo sopra per curiosità? Del rosmarino, sesamo? Rosmarino, salvia. Tutte piante, c'è cipollina, sesamo. Poi avevo fatto l'insalatina julienne, buona, teata piccolina e avocado, limone,
Amore, consolati, questo fa tanto tanto bene. Io metterò anche un po' di tabasco. Buon appetito. Poi c'è anche Pupi e Minù. Pupi, chi è Minù? Chi è Minù? Minù vuole giocare con te. Attenta che ti graffia. Guarda come gira a largo. Attenta che ti graffia Minù, eh. Non vuole giocare, lasciala stare. Brava. Stiamo andando al vulcano Buno. Adesso vi racconto cosa è successo, almeno cosa non è successo in questi giorni. Sono stati proprio disastrosi, disastrati, una sfiga dopo l'altra, eccesso di tutto. Allora, innanzitutto la cosa bella è che il primo giorno di ferie io l'ho passato a letto. Tra tutte le cose che... pure questo è successo, spezzata due unghie, ovviamente. Il primo giorno di ferie volevamo andare a mare, dovevamo fare 100 cose e praticamente io ho avuto una specie di intossicazione, cioè siamo andati a mangiare sushi come faccio sempre da mille anni e guarda caso mi succede questa cosa che non so se praticamente sono stata male per colpa del sushi oppure avevo già una influenza in atto. Comunque fatto sta che andiamo a mangiare sushi la sera, il giorno dopo mi sveglio malissimo con dolore addominale, mal di stomaco, senso di nausea, vomito, sono stata malissimo, perfino mal di testa e svenimento. Comunque una cosa è mai successa prima e durante il giorno poi ovviamente mi sono presa qualcosina, poi mi è passato un po' e mi è rimasta però quella sensazione di debolezza, cioè proprio come se non riuscivo a camminare con le gambe, stavo proprio male, mi sentivo debole, avevo anche un po' di febbre. Comunque saltato male, saltato tutto, va bene, ma non c'è problema, ci rifaremo domani, un altro giorno, vai, ci rifaremo. Il giorno dopo mi viene il ciclo, ma voi direte vabbè il ciclo cosa sarà mai, tutte le donne nel ciclo, giustamente anche io pensavo di avere un ciclo normale regolare fino a poco tempo fa, improvvisamente mi viene un ciclo così doloroso, una cosa tremenda, dolori lancinanti che tutta la notte sono stata sveglia a piangere, che non riuscivo a stare perché dei dolori fortissimi, sono dovuta prendere un sacco di medicinali che io non prendo mai, infatti come sapete sono contraria ai medicinali, bevevo al massimo una camomilla, si toglieva, a me era un fastidio, neanche un dolore, adesso è dolori impossibili, tutta la notte in bianco a piangere. Dario voleva portare in ospedale, vero amore? Yes. Si è preoccupata, adesso la perdo, morirà. E niente, poi alla fine sono sentita un po' meglio, ma ancora adesso che è il secondo giorno, ovviamente a mare non si poteva andare, quindi è saltato ancora il mare, siamo bianchi cadaverici e io sto ancora male, cioè anche il secondo giorno sto ancora male. E in tutto questo così, insomma, per giusto in tramezzo, no in tramezzo, nel senso che oltre a questo si è spezzata anche due unghie, una unghia, guardate come sono belle lunghe, si è spezzata questa e questa, che è proprio la dimostrazione del fatto che le unghie così lunghe sono mie e sono spezzate, che meno si spezzano mai le unghie, infatti tutti quanti me le invidiano, oh che unghie lunghe, non si spezzano mai, zacco, due unghie. Comunque mi devo far benedire, mi sa, comunque là. E poi c'è anche una cosa bruttissima, brutta però bella, che corna facendo, se non succede nient'altro. E devo fare la valigia, io odio fare la valigia, alla fine io faccio la valigia buttando tutto quello che ho, mettendo nella valigia, che non si fa. Comunque adesso andiamo col cano buono e speriamo che queste ferie possano un po' migliorare, perché finora un disastro. Comunque c'è anche Paquito, Paquito saluta, ciao, così saluti, ciao ciao come bimbi, ah col pollice, like per Paquito, c'è anche Dario, amore saluta, ciao ragazzi. E c'è anche mamma Rosa. Ciao Rosy. Ciao. E quindi vediamo un po' fino alla fine delle ferie cos'altro succederà a Carlita. Una sfiga dopo l'altra. Tutto positivo. Speriamo, insomma. Va bene. Cioè mi dai la tua benedizione, Paquito. Sì. Così. Dai ragazzi, incoraggiatemi nei commenti. Raccontatemi se anche a voi è successo qualcosa di brutto, anche se comunque non sono queste le sfide.
sfortune, le cose gravi della vita, però sono piccole cose che comunque turbano e danno fastidio. Quindi supportatemi nei commenti, fatemi sapere se anche a voi è successo qualcosa di brutto, insomma di fastidioso, non chissà cosa. Speriamo che possa andare tutto per il meglio per tutti, giusto? Dai! Yeah! Anzi, yeah! Yeah! Tutto questo anche Dario sta poco bene, perché si è bloccato con la schiena. Ma secondo me abbiamo bisogno di una benedizione sul serio. Ti fa male la schiena. Ti fa male la schiena? Piccolo. Però io ti ho fatto il massaggio, eh? Yes. Ma non devi dire yes, dicono che tu dici sempre yes. Fa niente, eh? Come sì, che dire dici sì, tu ci dai. Dici sì. Certo, sì. Ti fa male la schiena? Yes. Sono americano. Non si direbbe. Perché? È perché hai la stazza dei napoletani. Vabbè, io sono nato in America, eh. Ah sì. Sono nato in America. Sono provocatore napoletano. Sono cofrate di tanto pure. Siamo quasi arrivati al Vulcano Buono. Yeah, ci è voluto un'ora per arrivare. Oh mio Dio. Ma questo è quello. Questo è il mio piacere.